Lorenzo, siamo all'indomani della partita Udinese-Roma, vinta in modo diciamo perfetto da Roma, con a tratti con un grandissimo gioco e soprattutto grande intensità, ma questa ormai sta diventando una prerogativa di questa Roma che, fastidiata dagli infortuni, ha sopperito alla mancanza di tanti giocatori con la grinta, con il carattere e soprattutto con la voglia di vincere. Una Roma dove stanno emergendo giocatori bistrattati all'inizio o addirittura schifati da tanti tifosi e da tanti media, come Mancini, come si fa a spendere tutti quei soldi per Mancini, e lo stesso Pastore, che io per prima chiedo ammenda, ho sempre criticato, ma non per le sue caratteristiche tecniche, che secondo me Pastore è un fuoriclasse da quel punto di vista, e questo l'ho sempre detto. Quello che su cui nutrivo seri dubbi e ho sempre detto che non avrei acquistato un giocatore come Pastore, perché era soggetto a tanti infortuni che poi anche nella Roma si sono verificati più e più volte, ripetutamente, però evidentemente hanno trovato la cura, hanno trovato quelli che sono la giusta preparazione fisica per un giocatore che ha sempre avuto problemi ai polpacci. E questo non può che farmi piacere, perché solo gli stupidi non cambiano opinione. Io ho criticato Pastore nel momento in cui lo vedevo giocare, vedevo che si infortunava e vedevo che non correva. Oggi non posso altro che applaudirlo come un grandissimo giocatore. Speriamo che si mantenga così, perché insomma, voglio dire, fisicamente sembrerebbe che stia a grandi livelli, perché ha fatto 3 partite in una settimana, cosa che non gli succedeva almeno da un decennio. Per quanto riguarda la Roma, ormai è diventata una costante quella di combattere contro tutti e tutti, e combatte contro gli infortuni, ce n'è uno a settimana, e combattere contro le squalifiche di giocatori importanti in un determinato momento, una squalifica quella che ci sarà di Fazio per una scellerata decisione di un arbitro che già altre volte aveva dimostrato la sua allergia alla Roma. Ma quello che non riesco a capire è che con una VAR dove si vedono reazioni ripetutamente alla Maiola, dove si vedono da tutte le angolazioni, possa essere stato espulso. Cioè, voglio dire, quando avvengono queste cose mi fa pensare male, perché purtroppo non riesco a capire e comprendere quale sia la decisione che ha portato all'espulsione di Fazio. E la Roma però è riuscita comunque ad acquisire maggiore forza da questa espulsione, tant'è che nel secondo tempo la partita è stata nettamente migliore. La Roma ha fatto delle grandissime giocate, spettacolare l'azione del terzo gol, è stata da manuale del calcio. Ora sabato ci sarà una partita difficilissima per vari motivi, per le assenze, è difficilissima perché saranno passate solo 64 ore dalla partita di ieri sera. È vero che anche il Napoli ha lo stesso, dal punto di vista della stanchezza dovrebbe essere a livello della Roma, però è difficile per questi motivi, oltre al fatto che il Napoli è una grande squadra, una squadra tosta, una squadra che ha diversi elementi che ci possono mettere in difficoltà. E quello che mi preoccupa è il discorso della formazione, perché l'assenza di Fazio è un'assenza molto pesante, perché Fonseca sarà costretto a riportare Mancini in difesa e quindi si troverà necessariamente scoperto al centrocampo, perché non abbiamo più centrocampisti visto che sono lunghi degenti, oppure si dovrà affidare a Chedin, che però mi sembra un giocatore prestante atleticamente, anche con i piedi abbastanza buoni, ma lo trovo troppo irruento e troppo falloso, e quindi con i nanetti, passatemi il termine senza offesa, o i piccolini del Napoli potrebbe andare in grossa difficoltà. Io in questo momento sono molto soddisfatto della Roma, poi qualunque cosa accada con il Napoli, pazienza, non possiamo combattere anche contro la sfortuna e contro decisioni scellerate degli arbitri. Speriamo che da quel punto di vista mandino un arbitro e soprattutto una detta al VAR che non sia prevenuto contro la Roma. Arrivederci a tutti e buona giornata e buon proseguimento di giornata.